È con grande piacere che abbiamo davvero Roberto Citrano qui con noi e apriamo gli appuntamenti dell'aperitivo con una doppia valenza, perché Roberto è qui per accompagnare il film Io sono lì che abbiamo visto ieri sera, e poi anche perché approfittando della sua presenza ci è sembrato opportuno rendergli un piccolo omaggio ricordando una carriera che comunque ha lunga e punteggiata anche da notevoli performance sia al cinema che in televisione che a teatro. Io però vorrei, noi non ci siamo parlati, quindi questa è un ricordo personale, perché Roberto Citrano è capitato dalle nostre parti varie volte. Io lo ricordo un po' di anni fa con il duo comico Punto e Virgola, tanti anni fa, ospite di Superfino Arborio a Savignano, è vero, come dire, io curavo l'ufficio stampa del festival. Come se su Facebook quando vi arrivano le foto, guarda come eravamo 30 anni fa. No? Ed era una cosa molto divertente con Mirandola, tra l'altro vincitore anche di una Zanzara d'Oro. Abbiamo vinto la prima Zanzara d'Oro a Bologna, 85. Che era un concorso per nuovi comici. E dopo sono venuti fuori Luttazzi, Albanese, Cevoli, Gagnocchi, tutti dopo. Tutti dopo. E, ecco, vorrei partire da questo, come dire, da un inizio comico, da un inizio comico, poi come una carriera prende altre strade, altre vie. Se avuto cominciate. Partiamo da qui. Partiamo da qui. Però questa è come seconda, direi. Partiamo invece da Io sono lì, okay. che è il film, una delle tue ultime cose, il film che abbiamo visto ieri. È chiaro che ci sono una serie di domande che andrebbero fatte al regista, ma la cosa interessante invece è come sei stato coinvolto nel progetto di Segre. Allora, avete visto tutti i film ieri sera? Sì. Non so se conoscete Segre come regista. Segre inizia come documentarista, è molto giovane, ha 35 anni, una gran testa, e lui ha fatto questo film che ha vinto il Globo d'Oro l'altro ieri, Mare Nostro, non so se ne avete parlato, avete già visto. Poi ha fatto un altro sui respingimenti della Tunisia, molto bello anche questo, cioè questo, scusate, e ne ha fatto uno, si chiamava La Malombra, insomma ne ha fatti diversi, uno più bello dell'altro. Aveva questo soggetto ambientato a Chioggia, che è la sua città d'origine, e voleva ricreare questa situazione ispirandosi a una storia che realmente accaduta, quindi ha conosciuto questa cinese che veniva a gestire questa osteria nel suo paese a Chioggia, e ha un po' scavato nella storia di questa ragazza, e insieme a Marco Petanello, che è l'altro sceneggiatore, ha cominciato a costruire proprio il soggetto e da lì la sceneggiatura. Una sceneggiatura che ha vinto diversi premi, prima di arrivare alla produzione sono passati 2 anni circa, e mi chiamò, come ha fatto a tutti, per il provino, si passa per il provino, e mi ha fatto fare il provino sia per Beppi che per Coppe che per Avvocato, quando sapevo già che Beppi aveva minimo 65-70 anni, quindi non l'avrei mai potuto fare. Coppe sapevo che l'avrebbe fatto Paolini, perché era anche il produttore, quindi insomma, si era rimasto. Paolini doveva farlo per forza, e quindi l'unico ruolo era questo avvocato, che però mi piaceva moltissimo perché era un personaggio molto curioso, no? Questo che esprime la cultura da bar, no? Quello che emana sentenze, che continua a fantasticare, no? Quando fa quel monologo dal barbiere che racconta dell'invasione dei cinesi. E quindi una volta fatto il provino, dopo un mese mi chiama e dice: guarda, avrei piacere che tu facessi l'avvocato, adesso dobbiamo cercare i soldi per fare il film. Allora quando ti dicono così dici vabbè, non lo faremo mai, no?
però un po' alla volta invece il produttore, il buon sembiante, amico da controllo cellulare che non si è acceso, da una vita, produttore, coproduttore degli spettacoli di Paolini, ha cominciato un po' alla volta a cercare i soldi e un po' alla volta sono arrivati. Purtroppo si vedono alcuni film dove la prima attrice è disperata perché gli è morto il gatto, gli è morto, ha perso tutti i soldi che aveva, però è truccatissima sul letto, è appena stata al parrucchiere, se non è possibile. Invece Zhao Tao non aveva nessuna paura a imbruttirsi e sul set con lei, devo dire, è stato qualcosa che ce lo siamo detti reciprocamente, parlavamo la stessa lingua. Quindi, ecco, diciamo che l'atmosfera è stata questa, non so se ho risposto alla domanda, se sono andato avanti per conto mio, ma insomma... No, a proposito di domande, se c'è nessuno... Sono zanzare qua però, sì, mi stanno massacrando. Ti diamo uno spray. No, uno spray. E invece con Rade, col personaggio di Beppi... Beppi era nato appunto italiano, prima doveva essere del sud, poi l'hanno cercato dall'altra parte dell'Adriatico e quando è stata la scelta di Rade io sono stato felicissimo perché era perfetto. Sempre che rimanga fra noi un attore fra i 65 e i 70 anni in Italia che possa fare, che potesse fare questo ruolo qua, non era facile da trovare. Perché era un po' difficile, tutte le scelte, le ipotesi che avevano fatto, c'era qualcosa che cadeva. La scelta di Rade è stata perfetta, secondo me, perché lui è un uomo di una bellezza straordinaria e ha quella capacità di abbruttirsi, di diventare vecchio, questa sua camminata un po' goffa, dovuta anche a un incidente che ha avuto, una gamba tra l'altro, e lui è un altro che beve, mangia e poi su sette parte, poi allo stop si ritormenta, perché quando lo accompagnavo a casa c'erano 200 metri dal set a volte o dal ristorante all'albergo suo, dovevo svegliarlo perché in quei 30 secondi si addormentava. Rade è un attore che ha fatto della sua sfortuna, la sua fortuna, perché durante la guerra nell'ex Jugoslavia ha dovuto scappare, andare via, perché gli hanno sparato, li hanno gambizzato, e quindi nel 93 lui si è trasferito a Londra e lì ha iniziato una carriera nel circuito internazionale. È un attore, ha vissuto 6 anni a Los Angeles e quando ha letto la sceneggiatura gli hanno fatto un provino anche lui, devo dire, sono andati a casa sua, si è visto arrivare 5-6 persone da Padova, sono state là un giorno e mezzo, provinato, mangiato grass, ligurizia, eccetera, eccetera. Dopodiché gli hanno detto, bene, ti faremo sapere, ma chi è sto qua che viene da me? Lui legge tipo 30 sceneggiature al mese. Però la cosa bellissima è stata che sia lui che Zhao Tao, appena hanno capito veramente il valore di questa sceneggiatura, hanno detto di sì subito. Ci hanno capito. Hai fatto parecchi film, in molti film, piccoli ruoli però marcati, penso ad esempio al generale di El Alamein. Ecco, quando, come dire, ti propongono anche solo poche scene, cos'è che ti fa scattare l'idea di accettare o rifiutare? Allora, potrei dire materialmente i soldi, ma non è più così da tanti anni ormai, quindi come risposta non vale. E, nel caso di Alamein era il secondo film di Enzo Motoleone e visto che stiamo un po' parlando anche di cose passate, io, Enzo Motoleone e Carla Mazzacurati lavoravamo in un cineclub a Padova. Cioè il nostro primo approccio col cinema era facevamo i programmatori, cioè nel senso che nel periodo universitario gestivamo questo cineclub universitario a Padova che si chiamava Cinema 1
avevamo 22 anni, 23, 21, 22 anni, più o meno l'età, i grandi conoscitori di cinema erano Enzo e Carlo. Faccio una piccola digressione, tanto per raccontare un po' di sciocchezze fatte in gioventù. Loro sapevano tutto di cinema, tutto, io poco. E allora, siccome cominciavo a fare teatro, volevo proporre una settimana di teatro, e loro gli facevano schifo, dicevano no, teatro, no. Insomma, alla fine riesco a imporre una settimana di fine di teatro, che incredibilmente è successo. Solo che cosa succede? Facciamo il film The Brig del Living Theater, che nessuno sapeva com'era, e il proiezionista manda in onda prima, manda prima il secondo tempo e poi il primo tempo. Ha invertito le due pizze. Solo che nessuno se n'era accorto finché non è apparsa alla fine del primo tempo. Beh, è successo a Bologna l'anno scorso. È successo a Bologna l'anno scorso, ho scoperto che anche lì dopo 15 giorni qualcuno ha detto ma forse non è proprio così. Per cui dopo quella stima del teatro ho detto basta, tu non programmi più niente. Però mi sono visto centinaia e centinaia di film, cioè la mia cultura cinematografica viene da lì. Perché facevamo anche le mattine, quindi c'era un film alle 10 del mattino, alle 8 di sera ce n'era uno e alle 10 un altro. E io mi sono visto 2-3 film medi al giorno per un anno e mezzo, è stata la mia preparazione proprio.